è una persona simpatica. Però questa è stata la mia conversazione oggi. Ma sì, ma no, ma ragazzi, è una persona che lavora in croce. Oltretutto ha portato mio papà tante volte in ambulanza. È una persona che conosco. No, ma no, nel senso, è una persona che le voglio bene. Però, sai, dovete anche capire che per molte persone, specialmente anziane, non è facile. Devo cambiare categoria. Non è facile. Non è facile, capito? Capire quello che faccio. Poi, ovvio, c'è tutta anche l'altra parte, tutta la parte. C'è anche tutta l'altra parte, quella, come si chiama? Quella manageriale che molti non sanno, però comunque non è inutile che sto lì a spendere tempo per spiegargli tutto. Faccio lo scemo davanti a internet e mi dipingo i capelli di blu. Bellini, che generazione, io grande, poi boh, finita lì. Esatto, lavoro anche tipo artisti, pittori che hanno. Ma sì, ma io penso che volevo fare il cantante da ragazzino, figo. Io ho cercato sempre di fare lavori impossibili. Aspettate, cosa devo scrivere? Facciamo un mani ovunque in metafor. Vieni che giochiamo a metafor. Ok. Insomma, però io non mi offendo neanche più, ragazzi. Anche, sapete perché non mi offendo? A parte che, cioè, se fai sto lavoro lo devi mettere in conto che molte persone identifichino la tua professione come qualcosa di. Cioè, non stai andando a zappare, non stai andando a rare, quindi per loro non stai facendo un cazzo. Ecco. Però, sai, è inutile che stai lì. Cioè, se tu stai lì e dici sì, così è vero, cioè, boh, non fai neanche continuare, capito? Un ipotetico discorso che potrebbe portare a un conflitto. Se gli dai corda, è finita. Cioè, crei veramente un conflitto. Invece così. Ti fai una risata. Tu sei tranquillo. Loro pensano di aver ragione. Finita lì. Lei dov'è la maledetta? Ah, vado proprio? Dovrei parlare con lei, sì. Ma guarda che non è neanche ignoranza, cioè ignoranza nel senso che ignorano la questione. Memorandum. No, fammi vedere il registro. Bisogna fare qualcosa di fretta finché non finisce. Ultimamente mi sento un gran peso addosso, faccio fatica a ragionare e speravo di poterti chiedere un consiglio. Farei un po' di esercizio. Ti aiuto a fare esercizio. Non esiste per Android, si chiama Metaphor Re Fantasio, il nuovo gioco Atlus dei creatori di Persona. Pensa a te quando chiedono a me, faccio e gli dico, crea una lunga striscia di polverina bianca. Bravo. Però sai cosa, Marina? A me manca un sacco il lavoro manuale. Non è difficile avere queste orecchie lunghe? Eh sì. Che nostalgia, quando ero. È nostalgica, Titan, questa piace a te. Nonostante le nostre schemaie non abbiamo mai scoperto chi fosse migliore tra noi due. Era un degno avversario. Lo era, grazie a lui sono migliorata tanto. Oddio, è proprio quello con cui aveva giurato? Cerchiamo personale. LOL. Rodante! Il commilitone di cui ti parlavo, il mio rivale, Pamboccio, un suo amico. Come frequenti un ragazzo disdicevole? Ah, è razzista! Figlio della merda! È invidioso di noi. Lo immagino. Da quale persona cominciare e poi cosa si parla? Non ho giocato di persona, quindi è la mia prima modalità. Ho giocato a Shin Megami Tensei, ma non a persona. No, no, a me manca la manualità, non mi manca andare in fabbrica. È diverso, mi manca un po' di manualità. No, Polashi, no.
E quale sarebbe la sorpresa? Scusami. Un ragazzo di una tribù di disgrazia si addice a una cavaliera in disgrazia. Oh, come ti permetti, oh. Il comandante dei cavalieri reali ne ha ben donde di giudicare i tuoi fallimenti. I miei fallimenti. Ah, lui è diventato il comandante dei cavalieri reali. Hunter Davide si è ciao, Hunter, benvenuto. Gli ho una missione più importante della tua. Uccidiamolo. Come osi? Scegli con cura le prossime parole. Mi deludi, Hulkenberg. Non volevo assistessi a una roba del genere. Stai bene? Su un bastardo. E fra l'altro, che ti manca se vuoi puoi giocare al quarto gol, sì. Ciao Vale, tutto bene? Per questo ti ho consigliato quello. Se no anche te sei fissato che non sai disegnare, puoi provare a dipingere e lavorare a Creta. No, 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 ma a me piace... A me piace un'altra cosa. A me di manualità. Io avevo in verità cominciato prima di partire per l'Irlanda. Riduce il costo di magia per lo studio degli archetipi di linaggio cavaliere. Se la debolezza del protagonista viene colpita, c'è la probabilità che Hulkenberg subisca il danno posto su sì. Ma probabilmente questo, col fatto che lo conosciamo, non siamo molto amati. Tipo, a me piaceva riparare le vecchie console. Mi ero comprato tutto il kit, avevo preso il piccolo saldatore, avevo imparato a saldare. Mi piaceva quello. Ecco, mi sono dimenticato di fare una cosa che volevo fare. Ma devo parlare con Maria? Peccato che non posso entrare con la palla di fuoco spianata. Ok, allora devo andare giù a cucinare. Sono più bravo a smontare, anch'io, però mi stavo imparando qualcosina, era divertente. Mi ero messo a pulire tutte le... Mi ero messo a pulire tutte le console, tutte le cartucce. Mi ero messo lì... era un lavoro... Sai, tu stai lì, fai un lavoro che non pensi. Il tuo combinato è così, raggiungere la frutta come ingrediente segreto. Grattugiala e falla bollire. Ah, è andato bene. Detto che il mio valore di tolleranza è migliorato. Pensa che nella mia generazione, almeno a me, è difficile pensare ad un sogno relativo con i tempi che ci sono. Ah, dillo a me. Tolleranza 2. Io non so di che generazione sei, Flau, ma... A noi ce l'hanno tolto quando era il momento di prenderlo il lavoro. Siamo cresciuti col sogno del lavoro negli anni 90, ma ce l'hanno levato appena siamo arrivati pronti a prenderlo. Sì, era in Irlanda. Io sapevo. Ma ancora? No, raga, mi avete rotto un attimo tre quarti di minchia, perché il 22 abbiamo da fare una roba importante. Quindi no. Allora, calma. Devo andare qua. Esatto, Evelyn. Bello un puzzle da 9... Ciao, Misa. Bello, bello. Ecco, ad esempio, un puzzle da 9000 pezzi, tanta roba. Te li tiri, svuoti la mente. Sì, sì. Sì, sì. Allora, proviamo ad accettare delle taglie. Io non le ho mai prese. Estremamente potenti, ma che ti frutteranno una lauta ricompensa. Ok. Taglie. Mangiula divoratrice, il demone delle distese. Dovete abbattere la mangiula a sud di Gran. L'informatore che frequenta l'ape silente Gran dovrebbe saperne di più. Ok, ci penso io. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, questa non ha nessuna scadenza. Quindi abbiamo preso una taglia che non ha nessuna scadenza.
Ok. E apparentemente esistono puzzle da 9000 pezzi, ragazzi. 9000 pezzi, quanto è grosso? Io sono autodidatta nel disegno. Alle superiori volevo fare l'artistico. Poi ho fatto l'economico dietista. Poi ho fatto la scuola serale di grafica pubblicitaria. Beh, hai fatto un sacco di cose. Hai fatto un sacco di cose. Allora, posso parlare con lei, con lui. Però io volevo comprare la roba del mercato per fare da mangiare. Quindi devo comprare delle cose. Aspetta. Cosa posso comprare? Ah, questa roba qui. Vabbè, compra. Ne compro un po'. Faccio un bel antistress. Questo. Ok. Devo comprare la roba per fare il piatto. E se non mi ricordo male, tipo tutta roba che è qua. Esatto, al mercato devo andare. Qua vende la carne. Carne del volatile. 2. Per fare tipo il piatto che piace a Maria, se non sbaglio, vero? Mi auguro. 2 metri di lunghezza per 1 metro di altezza. Minchia. Mazzo di erba rossa. Sembrava una cosa titanica farne uno da 1000. Ma ne conosco un po'. 4 mazzi di erba rossa. Ok, però mi sa che non ho finito di comprare le cose. C'è ancora qualcosa in giro. Acqua cristallina, ne ho 2. Bevanda fruttata. Minchia, 2000 costa. Ok. Dovremmo aver fatto il grosso qui. Ragazzi, arrivo subito, vado in bagno, me la faccio addosso. Eccomi. I'm back. Allora. Quindi qua abbiamo comprato un po' di cose. Ci sono altre bancarelle? Direi di no. Ok. Quindi queste le ho comprate. Io direi... È il 19. 20. Quindi 19. Facciamo 1. Allora, potremmo fare... Potremmo fare che oggi facciamo... l'altra tipa. Poi facciamo stroll. Ah, è un corso. Facevo algebra, matematica commerciale, studiavo chimica, biologia e tutte le materie per fare la dietologa. Pensa a te, non lo sapevo. Una cosa nuova per me. Con questa. Quindi facciamo una con questa, che è il 19. Ah, il corno del bruto, eccolo. Ah, lei è la ricompensa per aver fatto il dungeon, è vero?
Aumenta il coraggio, metà dei soldi. Forse non passa mezza giornata. 4 di coraggio. Bene, sono ancora timido. Allora dovremmo ricevere un flusso costante di rifornimenti. Bene. Che dici di lavorare regolarmente per me? Immagino che per un'altra non sia facile trovare un lavoro di decente città, ma a me non mi interessa la tribù. Va bene. Accetto. Non hai sentito niente un attimo fa, giusto? Giusto. Meglio così. Era solo il vento, chiaro? C'è tipo un animale nascosto da qualche parte. Ah, vede le prof stronze. Beh, io ho fatto liceo scientifico, quindi... In lei dimora la virtù del mercante. Potrebbe risvegliarsi un nuovo potere sopra di sopito in te. Il mercante, ok. Brigitta. Archetipo mercante. Qual è l'archetipo mercante? Ma che cosa fa? Sono curioso ora dell'archetipo mercante. Oh, non me l'ha contato. Me l'ha contato come giorno. Ok. Ora dovrei poter cucinare. Però voglio capire questo. Che cazzo è l'archetipo mercante? Munito di attacchi universali che consumano soldi. Può aumentare le ricompense in battaglia per fornire supporto al di là del combattimento. Che figo. Guardate che bello che è. Ma è bellissimo lui. Studiamo il mercante. Però consuma soldi. Ma è bellissimo. No, anch'io con la matematica non ho mai avuto... Faccio cagare, io ero da classico. Abaco dell'innocenza. Ma pensate, poi... Però può aumentare le ricompense. Figo come cosa, vabbè, lo faccio imparare a tutti, dai. Però costa tanto sta roba. Tanto fa 2 più 2, non lo so. Guarda che c'è tutto un trattato lunghissimo che ti dice... Non mi ricordo qual era lo studioso che per dimostrare che 1 più 1 fa 2, ha tipo... C'è un trattato lunghissimo di un sacco di pagine. Ciao, Zero. Che figo il mercante. Vabbè, qua guaritore, qua serve... Devo prendere il tiratore. Allora, ora forse posso cucinare quello che volevo. Ah, aspetta. Che lui mi deve vendere delle info. Esatto. Ok, si stende. Ok, perché sono io, c'è sempre gente che viene assalita. Magia divoratrice, sputare fuoco, terribile veleno. Occhio anche al suo ruggito. È resistente al colore, la magia di fuoco non ha effetto su di essa, la rinvigorisci soltanto. È debole alle basse temperature, quindi magia di ghiaccio la danneggia in modo efficace. Perfetto. Ok. Voglio fare il petto d'uccello arrosto. Ok, ho comprato le cose. Ci ho segnato la ricetta. Rendiamola più picchiata. Atteniamoci alla ricetta. È venuta bene? Quanto è aumentata la mia tolleranza facendo questo? 3. Sono molto comprensivo, ragazzi. Del professoresse cattiva avete avuto. Ma in tanti purtroppo mi descrivete una situazione con i professori o le professoresse cattive. Una situazione che sento abbastanza comune. Andiamo a fare quel mostro, andiamolo a fare quel mostro, dai. Ecco, allora, devo andare qua adesso. Io non sono dislike. Allora, io non lo so, io credo...
non ho mai avuto problemi a leggere né a scrivere. Però, come spesso dico, e i ragazzi sanno, sono qualche anno che inverto le lettere al centro delle parole. Ma lì perché sono io che sono troppo stupido. Sono stunnato. E quindi mi è andato a merda il cervello e inverto le cose. Non lo so il motivo, cioè, però mi hanno sminchiato. Ma ci sono i saldi? Oh, ci sono i saldi. Saldi. Ma io come te, Candy, perché non sono stato... Sì, io lavoro troppo, è vero, caso. È vero, quello è vero. Se tieni un'arma, un'armatura, un innesco magico, puoi farli valutare. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Valutameli. Ok, associazione, ma fai valutare. Allora, questo... C'è roba un po' interessante. Camicia del ricercatore. Vabbè. Lancia d'argento. Bastone di ghiaccio. Vabbè, roba normale. Non è niente di incredibile. Ora poi vediamo se qualcuna di queste merita o no. Ragazzi, allora la scuola è 20% di sconto, 44.000. Ok. Però io posso vendere tutto quello da vendere. Io ho fatto il che? Io ho fatto il che? Io ho fatto il che? E ci ho fatto il che? Cosa fanno questi? Innesco che serve a lanciare i catesimi di fuoco. Permette di usare la tecnica di fuoco base. Ah, ok. Sono inneschi che ti danno le tecniche. Ho capito. Ho capito. Ma non so neanche se la voglio sta roba qua. Vabbè, andiamo a ammazzare quello a fare. Ah, bevi la lacrima facile. Non dovrebbero prenderti in giro. Voglio andare al deserto. Ah, davvero, Evelyn? Ma anch'io non so mettere la punteggiatura. La metto a caso. Metto la punteggiatura a caso. Ma neanche gratis abbiamo la magia suprema e paghiamo 40k, lol. Ok, dobbiamo trovare sto mostro. È quello lì, immagino. Quello che ha la taglia. Allora, vediamo un attimo cosa metterci come classi, perché... quando accetti determinati tagli dovrai sconfiggere un certo numero di nemici prima di poter essere eliminati. Quindi ok, va bene. Perché allora a me interessa in questo momento. Allora, di me vorrei vorrei continuare col mago. Ma anche il guaritore da togliercelo. Anche il guaritore, allora, il mago è all'11, il guaritore è al 10, il viandante è al 12. Ah, io farei questo al 20 e buonanotte per ora. Stroll, a quanto gli manca? È al 18. Lei è al 12. Di cavaliere. Farei finire il cavaliere e poi farla andare su mago, perché è lunga poi dopo. Sì, facciamoli finire i loro prime, chiamiamoli così, dai. Oddio, questi? Ah, ma questi li smembro. Questi li smembro, è tutta roba che smembro. Bene. Bene, quindi posso leggere la chat tranquillamente, senza troppo impegnare. E gli scarabei d'oro poi a che cosa servono? Che non l'ho ancora capito, ne avevo trovato uno. Ah, gli equipaggiamenti non ho guardato. Non ho guardato gli equipaggiamenti. Equipaggio, allora.
No, l'equipaggiamento proprio fisico. Ho il falcione. Questo mi dà magia più uno. Che è il camice del ricercatore. Forza più due. Lui ha spadone del drago che vabbè. Ancora troppo più forte. Inizio battaglia. Questa è forte. Questa non gliela posso levare. Fortuna più 3. Lancia dei demoni. Antidemoni. Questo è forte. Elmo di ferro. Più 2 di forza. Questi qua. Meglio. Ok. Ci rimango male perché non lo dico spesso la disegna. Arrivano quelli che dicono ma non sai scrivere. Ci resto male. Vabbè ma è normale. Ma è normale. Ma per l'amor di Dio è normale. Anch'io ci rimango male. Pensa che io sbaglio i titoli dei video spesso. Io spesso sbaglio i video dei titoli perché inverto le lettere. E poi arriva quello che regolarmente mi corregge e mi incazzo. Perché dico ma non è possibile che io non me ne sia accorto. Purtroppo ragazzi è così. Padone di Damasco. Ok. Siamo vicini all'altro spadone. È ancora più forte quello di dragone. Pensate con quanto è forte fare il dragone inizio gioco. Da qua lì proprio li sciogliamo. Non li combattiamo neanche. Poi vabbè, contate che io a matematica mi tengo alla larga dalla matematica. Non faccio i conti, faccio fare i conti agli altri. Cioè cerco proprio di starci lontano, Ho dovuto imparare le percentuali per conto mio per i report di lavoro. Io ho fatto un sacco di cose che ho dovuto imparare dopo perché al liceo era colpa mia che non studiavo. Non è che sto qua ora a dire. Però ho avuto un'istruzione elementare che faceva abbastanza schifo. Non sto qui a dire poi. Sì, per il dragone secondo me li hanno sottovalutati. Sono d'accordo perché è veramente enorme quella spada lì. Quindi su quello non sto lì a recriminare. Però mi dispiace perché magari, sai, ci sono alcune cose. Tipo, non lo so, ti faccio un esempio. Ma anche lì, tipo, il calcolo delle percentuali. Cioè, è una roba che spesso uso l'app. Ma quello, sai, lo fai perché ti fidi della tecnologia. E certi calcoli che potresti tranquillamente fare da solo. Li usi lì la tecnologia perché dici vabbè ce l'ho davanti, di sicuro è giusta, quindi buona. Però non è che lo fai perché non sei capace a fare 2x2. A volte ho dei dubbi sulle tabelline dell'8 e del 9. Devo starci a pensare un attimo, soprattutto quando si va sulle ultime cifre. Lì mi gira il cazzo tanto. Perché dico, ma porco cane. Poi sai, magari non hai neanche fiducia, perché sai che sai di non saperla bene. Quindi, insomma, ci sono anche poi tanti meccanismi che entrano poi in campo in quel momento. È lui che inizia così, è tanta roba. Vabbè, Cycle. Blitz. Resist. Ma poi sai, uno deve essere anche portato a certe cose, no? Io sono portato per le materie umanistiche e sociali. Non c'è un cazzo da fare. Io sono fatto per parlare con le persone, avere interazione col pubblico, ma anche dal vivo. E mi ricordo che comunque al bar, a teatro, al ristorante, dove lavoravo, comunque l'interazione col pubblico era quella che mi permetteva di sopperire alle mie lacune, le lacune lavorative e le altre cose. E uno dovrebbe anche seguire un po' quella che è la sua indole, una certa. Poi ovvio, alcune cose sono imprescindibili. Saper scrivere e leggere un italiano decente sono importanti. Saper fare il minimo della almeno 2 o 3. Ecco, una cosa che a me piacerebbe è che tipo le persone come me, no?
avevano bisogno non delle funzioni, non delle derivate o delle robe di questo tipo. Persone come me avevano bisogno di l'ora di economia domestica a scuola, quella che c'è ancora in Giappone, no? Più quella, sapere quella matematica necessaria per avviare un'azienda o per gestire una propria attività, anche casalinga. Quello, ecco, mi sarebbe servito, secondo me. Ah, quindi tu hai una memoria più acustica che visiva. Io visiva. Cosa che ho chiesto dalle elementari? In che senso? Ah, 7x8. Mamma mia. Manca tanto nelle nostre... Sì, secondo me è una mancanza enorme. Secondo me è una mancanza veramente gigantesca quella lì. No. Che strano che facciamo blitz a tutti. Non l'abbiamo fatto ieri al boss del primo dungeon. Blitz, 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 blitz. È stata una roba terribile. Urlo di battaglia. Fammi un urlo di guerra. Blitz. Dai, ti devo dire di colpire. Certo, no. Ma raga, ma guardate che quello che manca ora, secondo me, in molte scuole, è proprio quello. Gente che in quinta ti faccia fare un corso obbligatorio di non tante ore, che ti faccia capire come si legge una bolletta, come si paga una bolletta, cosa i siti per cercare lavoro, come funziona un affitto, come si fa una lettera di referenze, come si fa una cover letter, come... Cioè, quelle robe lì, cioè... Fare, boh, quante? 8 ore l'anno? 10 ore l'anno di come si vive nella società. Beh, già allora lavoro era una figata, cosa che io non avevo. Allora lavoro già ti introduce in un mondo di un'azienda. Io conosco ragazzi che con l'ora lavoro poi sono stati assunti quando hanno finito il diploma. Quindi in verità l'ora lavoro è utile. Io non l'ho avuta l'ora lavoro, a me col cazzo. Fatto tutto qua, no. Sì, ora vabbè, non ti dico cucinare, perché no, però sì. Sì, come si fa... Non lo so, come si mette a posto... Quali sono le problematiche che possono avvenire. Vabbè, lì sarebbe, da come si cambia una ruota di una macchina. Non so fare nessuno, lo sanno fare in pochi. O imparano finché non gli si buca. Non lo so... Non ti dico martellare un chiodo su un asse, perché cioè se serve la scuola per quello siamo freschi. Ma boh. La conservazione dei cibi, per dirti. Ma cose veramente che le nostre nonne ci insegnavano. Queste cose qua, cioè, a parte che ora, all'età che ho adesso, Fare una lavatrice, guarda che non è una cazzata quella che hai detto, fare una lavatrice. Tasia. Cioè, sarà che io, vabbè, sono cose che a me interessano, però ora che sono cose che mi incuriosiscono un sacco. Alcune cose, cioè adesso se uno mi dice vieni che ti insegno a, cazzo ne so, a passare, ora non io ho imparato a stuccare qua. Io non ho mai stuccato un buco in vita mia. In questa casa c'avevo dei buchi, ho dovuto imparare come si stucca. Non lo so, come si... passare il silicone sulle fenditure, cioè... Un sacco di cose fighe. La differenziata. Sì, sì. E la sa fare... La cosa più difficile della lavatrice è la sa fare solo chi la usa spesso. Che cosa? Io ero arrivato all'università a un livello... Stirare. Ecco, poi stirare. Stirare è una roba che mi sta sul cazzo a me. Però ecco, io sono arrivato ai livelli di non avere bisogno di stirare. Grazie a come stendevo. All'università ho capito che non avevo voglia di stirare. Però stendendo giusto, in modo corretto le cose... alla fine non ne avevo bisogno.
Almeno, vedi, ora te la insegnano alle elementari la differenziata. Ti assicuro che quando ho fatto le elementari io ho fatto le elementari nel 1993. Ho fatto dal 93 al 98 le elementari. Quindi capisci che... Oh, abbiamo un rifiuto. Che ne facciamo? Bruciamolo. Ma bruciamolo. No good. Quanto l'argento? Sì. Quindi ci sono magari delle scuole dove lo insegnano, ecco. Però no, non a me, ecco. La differenziata è una cosa degli ultimi 15 anni nella mia vita. Tu lavi tutto a mano? No, non ce la farei mai tutto a mano. Tutto a mano è illegale. Sì, i vestiti. No, 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 tutto a mano non ce la farei. Cioè, la cotta d'argento è forte come la cotta del capomastro. Solo che la cotta del capomastro è più forte, quindi no. No, lì non ce la farei. Tutto a mano... Allora, la lavatrice è una grande invenzione. In Irlanda hanno tutti l'asciugatrice anche. Quello è hardcore perché piovendo sempre la gente deve asciugare i vestiti. Ora ho un dubbio, boys. Io salvo perché non vorrei prendere un task che poi mi dice col cazzo perché il 22 devi fare sta roba. Che non so se devo fare al 22 o entro il 22, ma vabbè. Entro il 23 tu amerai me. Na 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 na. Minchia, cosa ho tirato fuori. Si tratta di Lord Aidran, il proprietario terriero di Grendrane di cui mi ha parlato l'altro giorno il vecchio servitore. Dicono che sia molto sveglio, conta su di me. Ah, è vero, dobbiamo andare a parlare con sto tizio. Io educazione sessuale l'ho fatta alle medie. Il papà di un nostro compagno di classe che era dottore è venuto in classe, ma credo... Credo per iniziativa del consiglio di classe, non credo per iniziativa scolastica. Ah, voi vi andate i profilattici e basta. No, noi ci hanno detto anche come funziona. Comunque comincia a fare freddo, la biancheria ci mette tanto ad asciugare. La cosa più difficile della lavatrice per me è scegliere quella giusta. Il programma, intendi? Ti dico come farebbe un maschio alfa che abita da solo in un monolocale all'estero? All'estero, no, sto parlando del mio periodo irlandese. Quale? Io non ho mai messo l'ammorbidente. Non serve l'ammorbidente. Vabbè, io non ho mai usato l'ammorbidente. Vabbè, comunque. Io mettevo, per non rischiare tutto 30 gradi cotone eco 3 ore io in Irlanda. Per non rischiare. Perché mettevo bianche colorate insieme con la crepa colori. Infatti non mi si è mai macchiato niente. L'ho dato due volte a mia madre, ho tre magliette rosa. Perché non l'ho visto. Stupido, intanto pigliatemi per il culo. Ho capito, ne butti dentro uno che è cotone, che tanto è tutto fatto di cotone o acrilico. Lo metti a 30 gradi così non li rovini. Ti schiaffi dentro due acchiappacolori se sei paranoico. Come faccio io? Ti assicuro che col programma eco, quello lungo, da 3 ore e mezza, era poi a posto. Non parlo da solo. Tutti hanno modo di usare le perline profumate, ditelo... Le perline profumate. Boh. Non vi è mai viva nell'idea che non si è sentito parlare della tragedia di Ali. Ah, è lui il Lord. Ok, quello con le ali. C'ha la cintura di ali. E vi ogni paura, esatto. Ah, tu non sai proprio la dimensione. Io una cosa so, nel dubbio tutto a 30 gradi. È quello che so anch'io. Lo uso perché media i tessuti dopo anni diventano duri e mi provocano prurito. Questo homo, me fra un cazzo a me. Lo sappiamo che in casa Zerga sa fare i mestieri. E certo, so anche cucinare. Non mi guardare così, perché io so cucinare. Smettila.
smettila, è che non mi applico, non c'ho voglia, ma se mi applico sono buono, perché sono qua. Quando non sono qua, quando non sei qua, quando? La notte, mentre dormo, se no muoio. Sì, vabbè. Mi supplico di concedere. No, no, sono capace, sono bravo a cucinare, lei sta scherzando. Anche lei è molto brava. Ma... No, che cazzo dici? Smettila. Ma smettila. Ho fatto il ragù. Ho fatto il ragù e l'ho fatto anche buono. E me... ma cosa vuoi da me? Sono capace, oh. Minchia. Guarda, ho fatto le penne alla Calimero, che si chiamano la Portofino anche, ma la Calimero. Ma so seguire una ricetta, non è che sono uno scemo. No, però, cioè, te puoi dirmi magari che sono disordinato, che metto le cose ad cazzum, ma che lavare vado in ginocchio a prendere gli angoli? Sto dicendo che so fare una lavatrice, so pulire per terra, so cucinare, non sto a stirare, faccio merda a stirare. Faccio cagare a stirare. Che cosa c'è che non va nel cucinare? Perdonami. Io come tocca dimostrare il mio talento? L'ho dimostrato live il mio talento più volte in cucina, ben due. Ma vabbè, ragazzi, non è che vi faccio la lasagna tirata con lo sfoglino fatta a mano. Se voglio vedere te che ti rulli la pasta fresca, vedi? Maledetti. Mi supplico di concedermi l'uso degli edifici abbandonati all'interno del... ok, vogliamo... Fatemi tornare un attimo. Noi siamo Stroll. Con Stroll, che è il vecchio... Che è il vecchio... Lord di campagna della gente che è stata evacuata dopo che hanno distrutto il suo villaggio. Il nuovo Lord è questo qui, che ha preso a carico, no, tutti quelli del suo popolo che sono scappati, e lui gli vuole chiedere di dargli una casa. Senza un tetto possono malapena sopravvivere. Vediamo questo quanti pugni gli devo dare. Ovvio, io voglio i soldi. È curioso che siate voi a chiederlo. Quelle persone non sono più al vostro servizio? Non sono essi stessi la causa della loro povertà? Ecco. Sono stati attaccati e costretti ad abbandonare le loro case. Destino crudele. Io non ho obblighi, viene obblighi. Pensa ai tuoi cazzi invece di pensare ai miei. Pur essendo di nobili origini, ora siete senza terra e senza famiglia. Prima di occuparvi di quella marmaglia, fareste meglio a pensare a come restaurare il vostro casato. Ammazzalo. Sol, dammi un segnale, parto. Hai intenzione di arrenderti? Non finisce qui. Il ragazzo con te non è familiare, lui non vi riguarda. Sappiate che quei rifugiati sono la mia gente, a prescindere dalla vostra opinione farò tutto ciò che è il mio potere per salvarli. E io me ne vado così. Yo bro, torniamo, ti facciamo il culo, bro. Lui nutre della simpatia per noi. Siete stato abbandonato dai vostri genitori, rinnegato dai vostri parenti, e ora che siete alla mercé inclemente della realtà della capitale, che gran pena. Pessima scelta di parole. Eppure non ci pensate ad aiutarlo. No, pessima scelta di parole. Dovrete scegliere con maggior cura le vostre parole. Questa storia non finisce qui. Yo bro, io faccio quello che attacca briga. Lo ammazzo sto qua. Evelyn, fammi fare tutto ma non cucinare, perché sennò non vedi l'alba del giorno dopo. Beh, ma a me è piaciuto, è sempre piaciuto cucinare. Poi io sono nato in una famiglia di persone che sono brave a cucinare. Tra mio papà e mia mamma. Mamma mia. Mamma mia, mio papà si alzava alle 6 del mattino per farci le robe. È una roba pazzesca. E quindi devo fare cose. Poi non sono bravo come loro minimamente, però... Deve rinascere dalle ceneri. Il casato deve rinascere dalle ceneri. Ok. Se avete vissuto con diverse famiglie. Ok. Il vostro desiderio è vedere ricostruita la casa. Vi prego, usate l'eredità. Come eredità? Quando il villaggio andò distrutto, non mi pare che nessuno ne parlò mai. Quale eredità?
Quindi non sapevate nulla? Vostro padre l'ha custodita in un luogo diverso? C'è un'eredità, siamo ricchi. Andiamo a indagare. No, ci andremo insieme. Di nulla, ti aiuto io. Praticamente noi abbiamo un'eredità e non lo sappiamo. E non lo sappiamo. Maestro di spada. Ora puoi studiare maestro di spada. Figo. Però volevo portare a livello 20. Come lui ci diceva, sarebbero orgogliosi di te. Sì, tutti i debiti. Storia della mia vita. Ok. Allora. Adesso. Domani abbiamo... Ci sono incarichi su cui fare rapporto. Incarichi su cui fare rapporto. Ah, certo. Al centro di reclutamento. Ho ucciso Pimpolo. L'abbiamo uccisa. Ricompensa. Dovrebbe avermi dato coraggio, no? 10.000 e coraggio. Oh, cominciamo ad avere i soldi. 4 di coraggio. Vabbè, sta nascendo, sta crescendo. E che siamo poco di eloquenza. Non sono molto bravo in eloquenza. Abbiamo aumentato un pochettino la gente che ci acclama, quindi. Quindi qualcuno ci acclama un po' di più. Ok, non ho altri contratti ad offrirci al momento. Però noi possiamo uscire di qua e andare a vedere se per caso... Bene. Comunque a me è una cosa che piace, cioè a me, se ho tempo cucinare, a me piace, soprattutto mi metto magari a fare il ragù, mi metto a fare quella roba lì. Siamo venuti a vedere la roccia di re. Ok. Ah, per i volti del candidato, dobbiamo prendere il cash di oggi. Grazie ai volti dei candidati appariranno in un gigantesco masso. Come effetto ulteriore della magia, di fronte alla roccia di re ogni giorno si accumulerà una quantità di mag disponibile. Ah, è vero, non l'ho presa, vabbè. Non l'ho presa gli altri giorni, mi sono dimenticato, mannaggia. Ah, ma di notte ci sono bancarelle diverse! Ciondolo della salute. Di notte ci sono delle bancarelle diverse, non me ne ero accorto, ragazzi. E lui è sempre il macellaio. Vende i formaggi. Formaggio blu. Magari ne compro di più del formaggio blu, dai. Ah, l'ha finito. Cacchio. Sapete cos'è che a me piace tanto fare? Andare a comprare il cibo, andare a fare la spesa. Oh, quanto mi diverto. Andiamo lì, controlliamo. Non ci siamo stati in questo supermercato, non ci siamo stati in questo mercato. Mi piace un sacco. Mi piace proprio un sacco. Sono un sacco di cose fighe da vedere. Siamo andati l'altro giorno in un mercato che si chiama Mercato Orientale. E che ha dentro, al suo interno... io sì, sembra una live di casalinghe di... Ah, ma io sono così, ragazzi. A me piace sta roba. Praticamente al suo interno c'era la cucina cubana. No. Cubana? No. Peruviana. Ristorante peruviano. Abbiamo mangiato la roba peruviana. Buona. Tanto mais, però. E ora la prossima mi provo quella che è gnota. A me piace l'etnico, non ci posso far niente. E lì vuole un altro... Vuole parlare di nuovo. Non mi fa parlare di notte, vero? Ah, tu dopo 15 minuti non ti piace? Non mi piace un sacco. Solo se non hai cagazzi con te, io odio fare la spesa con mio padre perché va sempre di fretta. Dipende, capita che anch'io sono di fretta molte volte.
però, cioè, se decidiamo, andiamo a fare la spesa e sappiamo più o meno in che tempi stare, beh, mi diverto. Ah, ci sei andato, Dario Calmog, tu? Oh. Oh, di notte lo posso fare questo? Che stronzo, potevo fare... potevo dividermi. Nutri la gioca e ci prendi di cura finché non sarò di ritorno. Lol. Ok, non devo far capire a nessuno che qui c'è un cane. Va bene. Potevo farlo giorno e notte. Vabbè, forse sono arrivato in tempo proprio col limite massimo. Sei ben lontano dai miei affari, comunque non farti venire un'idea e capiresti le spese. Ok, va bene. Io non c'ero mai stato al Mog, Dariuk. Fai te. Sono stranamente affezionata a te, lol. Hai fatto ricerche su di me? Ah, posso usare la magia senza inneschi. Vabbè, sono sempre ben informato sugli inneschi. Esisteva una magia suprema. Si dice che un re eroico, di cui si narrano leggende di tutto il paese, fosse in grado di usare tale potere. E sono io il re. Sei un ostacolo per i miei affari, per questo è anche il motivo per cui ti darò il mio appoggio. Vedo inneschi solo per te, un commercio proficuo, ma in realtà li odio dal profondo del cuore. Ma lei odia gli inneschi. E i deboli sempre più deboli, e i forti sempre più forti. Fagurezzo! Ciao Giorgione, benvenuto, grazie mille per il ride. Ah, lei vuole interrompere questo ciclo di capitalismo estremo, praticamente. E mi aiuta, aumentandomi di rango, riduce il costo di mag per lo studio di archetipi di tipo mercante. E sarebbe stato meglio farlo prima. Grazie per la paga. Torna presto, soprattutto per il cane. È il 22. Si mena. Prima mattina. Ah, c'è l'annuncio di Forden. Vedremo che annuncio farà. Ah, Batlin lo dice. Ok, la chiesa ha riconosciuto che i miracoli rappresentano il volere di sua maestà. Ok. Chiunque potrà diventare ovviamente re. Vabbè, qua ci fa riassuntone. Quindi sempre ovviamente ci ammirare sempre i volti dei nostri beniamini. Come facciamo nel gente comune ad avere possibilità contro quelli lì? Vabbè, bisogna diventare popolari. Non possono essere uccisi. Praticamente ha messo un po' di zizzania. Questo annuncio non è positivo. La chiesa ha deciso di riconoscere la legittimità delle parole del re. Quali sono le brutte notizie? Ah, la magia regale è immobilizza, non si può uccidere nessuno. Pessima notizia. Praticamente lui si è intoccabile. Cerchiamo comunque di rintracciarlo. Dobbiamo vincere le elezioni per forza. No, dov'è Maria? Oh no. Andiamo a cercarla. Ok, cerchiamo indizi città. Bella. Però sono belle le orecchie lunghe, come gliel'hanno fatte. Cioè, preferisco queste. Poi ti abitui un po' alle grafiche, in verità.
All'inizio facevo un po' fatica, adesso sono parecchio abituato. Prima facevo magari un po' fatica. Allora, vorrei anche comprare un po' di cose. Ah, questo negozio è aperto di sera. Mi devo ricordare. Io non sono un grande amante degli elfi. Arriva da sopra? Vattene via l'urido Elda. L'urido Elda? Ma gli Elda sono io. Io sono un Elda. Ok, no good. Io parlo un po' con tutti ora, beh, c'è anche un'opportunità. Io sono un amante dei nani, Demon. Gli elfi per me no. Gli elfi... Dove erano gli elfi quando il Balrog seminava terrore nella nostra... No, scherzo. Il prezzo del mercato, ok. Cambia. Ah, posso cambiare mag in soldi. Ho capito. Dov'era Gondor? Esatto. Comunque quella frase è fantastica, eh. Non so se è perché l'hanno doppiata bene o perché in quel momento era giusta, ma è veramente ormai molto, molto, talmente... 50.000? Tutte le statistiche più... 50.000? La compro. E sono scemo che non la compro. Insomma. 50.000. Porco Giuda. Tutte le statistiche più uno. Quindi smoking da nobile. Smoking da nobile. Tutte le statistiche più uno. Sì, il doppiaggio italiano del Signore degli Anelli è sicuramente uno di quei doppiaggi che non dimenticheremo probabilmente mai. C'è un grandissimo pino in segno, cioè ci sono tanti... Ecco, il fioretto dorato, guardalo qua. Era questa l'altra arma da 50.000. Allora... Ci sono delle robe di cui non me ne faccio più una mazza? Sì, ma non valgono abbastanza. Proviamo a convertirla a mag? La volevo quell'arma lì. No, Ranma nuovo. Non mi fate parlare di Ranma nuovo, ti prego. Vi prego. Allora, così diventa 36.000 questa mag da convertire. Non ci arrivo comunque. No, ci arrivo in verità. In verità ci arrivo, eh. Così è 20.000. Arrivo a 30.000. Così con 33.000 faccio 50.000 e passa. Vediamo un po' così. Ok. Ok. Lo faccio, non mi interessa. Non mi interessa, boys. Me la compro sta cosa, non mi frega un cazzo. È vero, dura tanto, però è veramente una roba fatta bene. È veramente una roba fatta bene, secondo me. Ok. Veramente è fatto talmente bene che merita. Tu hai letto il primo romanzo? Io il Signore degli Anelli non l'ho letto, ho letto altro. Non sono un gran lettore, anzi, in verità, io... No. Però, alcune cose vado in modalità acustica e le leggo, non so il perché. Esempio, Dune, la saga di Shannara, quelli li leggo, li ho letti comunque. Non so come mai. Ma ci sono i rimedi, va bene. Aquarid, ok. Tu non puoi passare. E vabbè, ma il doppiatore di Gandalf, raga, non so il nome, ma è clamoroso, eh. Il doppiatore di Gandalf è eccezionale.
Cioè, stiamo parlando del... prendi manga su Amazon? No, noi prendiamo i manga da Mangaio, vero? Sì. Li ho presi un po' da tante parti, in verità. Però ho avuto anche un paio di collaborazioni con un paio di store online. Però sì, ora da Mangaio principalmente. Ah, qua uscivo di qui proprio. Ho capito, sono uscito lateralmente. Ok. Mango, brutte esperienze con i corrieri di Amazon. Non lo so io dei corrieri di Amazon. Non ho avuto... Non ho in questo momento dei... Poi sai, credo che dipenda non tanto da... Magari Amazon o il corriere di Amazon, dipende dal corriere, punto. Che sia di Amazon o di altri, purtroppo quello... Dipende, ecco. Piccolo? Piccolo no. Io ho avuto brutte esperienze con tutti e esperienze decenti con tutti, quindi... In verità è un po' un 50-50. Vabbè, però ci sono magari delle fumetterie famose, tipo Mangaio, tipo altri, che invece fanno dei servizi online dove ti mandano le cose, magari te le mandano anche messe bene ora. Tipo Mangaio so che li manda ben impacchettati, cioè non... Quando ci arrivano non sono mai, credo... No? Mangaio, come oggetti impacchettati, ti è sempre arrivato tutto bene, no? Sì, manga, sì, sì. Che dicevano che Amazon serve... Ma insomma... Amazon no, ok. Pessimo, dicono... Anche qua dicono Amazon pessimo. Infatti compro solo da una fumetteria di Cagliari. Ma infatti Tino hai ragione tu su Amazon. Io non credo di aver mai... Cazzo era? Io non credo di aver mai comprato su Amazon dei manga. Forse... E ripeto, forse... Amazon UK... Quando ero in Irlanda, ma... Perché fumetterie in Irlanda ce ne sono due e fanno ridere. A Dublino, dico a Dublino, non in Irlanda, in totale nova. A Dublino ce n'era una grossa, Anime World, se non sbaglio si chiama... Manga World si chiamava. Due piani di... Solo... Roba di Jump. Cioè io... Se vai a vedere, no, vai in fumetteria, magari trovi quello un po' più strano, no, magari una cosa che non avevi letto, una roba... Lì era solo la roba super famosa e non ci ho trovato un cazzo di altro, ve lo giuro. Cercavo roba un pochettino più... Dai, volevo... Avevo uno stipendio buono, avevo uno stipendio alto in Irlanda, volevo spenderli sti soldi in qualcosa che era una cosa che volevo approfondire, una passione. Madonna, la fatica... La fatica madonnina santa. Trovavo una fava, non trovavo. Cosa vuoi? One Piece? No. Cosa vuoi? Bleach? No. Vuoi Dragon Ball? No. Vuoi Demon Slayer? No. E allora che vuoi? Qualcos'altro? Ma anche porcate, mi va bene tutto. Giusto da provare qualcosa di diverso. No, l'entai non... Manco sa cos'è un hentai lì. Pippe non se le fanno in Irlanda. Non era ancora uscito Comic Can't Communicate. Io ho preso 6 The Call of the Night. Mi fa cacare The Call of the Night, purtroppo. Non mi piace. Amazon è nata vendendo proprio i libri. È strano sentire che è la pessima nei manga. Hai ragione, Maki, hai ragione. È vero? Ma sai, lì è sfiga del corriere. No, quello di lei mi fa cagarissimo. Il presupposto, il disegno, poi lei non c'ha le tette, quindi basta. Questa è proprio la quella di Call of the Night, è piatta come una tartaruga. Questo è proprio l'atteggiamento che farà guadagnare a lui ancora più consensi. Di come si sentano i poveri, la vostra mentalità ristretta vi porterà alla rovina. Lui sia uno stolto! Ah, qua è gente che discute su chi è il meno peggio. La politica è quella proprio quella italiana.
Una bambina così piccola non dovrebbe andarsene in giro da sola. E dov'è? L'hai lasciata passare? Non me la sono sentita di fermarla. Viene sempre a pregare, poverina. Il disegno non è male, ma tipo hanno tutti gli stessi occhi. Maria. Perché sei venuta qui? Non facciamogli il mazzo subito. Chi è venuta a prenderti? Chi è che ti ha detto Maria? Ah, perché papà la tornava. È andato troppo lontano e non posso... perché gli è morto il padre. Povera Maria. Mamma era malata, era il principe, non ci sono più. Ora papà, che se ne vanno tutti. È colpa mia. È colpa nostra. No, non è colpa tua. Non siamo riusciti a proteggerlo, ti chiediamo scusa. Lo impediremo che diventi cattivo il re. Cioè l'uomo cattivo diventi re. Spero che il prossimo re sia gentile come te. Allora supportami, sarò io il nuovo re. Komi è bello. Mi è piaciuto Komi. Volevo un mondo dove la corona andasse di diritto a qualcuno degli di Dossala. Ma sì, ha fatto praticamente... Ha distrutto la monarchia con quest'ultima magia. Ce li ha detto. Ciao, sono il re, sono monarca. Quando muoio faccio una magia dove dovete essere eletti per suffragio universale. Fuck. È sempre una monarchia, ma molto costituzionale. Vi maledico col diritto di voto. Esatto. Mamma mia, Asia, se fosse stata negli anni 40, quando gli hanno chiesto vuoi monarchia o repubblica, lei avrebbe detto monarchia. Oggi riposiamoci e basta. Però abbiamo trovato Maria. No, non è bella come la prima, sono d'accordo. Ma è ovvio che gli hanno comprati i voti. La gente voleva la monarchia, ma hanno fatto in modo di mettere la repubblica. Hanno fatto i brogli. Lo sappiamo tutti. Anche l'anarchia non sarebbe stata male, vedi? Ragioniamoci assieme. Vabbè, sono il tuo migliore amico. Quel libro, un romanzo, ormai sembra passata una vita quando ti ho visto per prima volta nella lettura. Sai leggere, non gli posso dire sai leggere. Sai leggere? Non era una bella risposta. Il libro parla di un mondo fantasioso, di un'utopia, dove gli esseri umani sono descritti come siamo noi, è il nostro mondo. Mentre loro, queste creature con le corna e varie tribù, immaginano come utopia un mondo di fantasia che per noi è reale. Quindi con la tecnologia, eccetera, eccetera. I crimini della violenza, certo, descrivono una democrazia di una società civile. Le divergenze tra tribù. Per noi Clemar, per esempio, per noi è molto difficile guardare oltre il nostro orticello. Siamo la maggioranza, non è che la tribù che proviene dalla stirpe reale. Questi privilegi sono... perché loro sono quelli più rinomati. E io mi ero già addormentato da mo'. Leggi. Sì, lui deve trovare un po' il suo posto. E intanto il principe. Il 23, il giorno del legno. Il giorno del legnetto. Minchia, Batlin, ti odio. Lo spettacolo del secolo?
daremo la possibilità a tutti voi di salire sul palco e dimostrare la vostra forza davanti all'intero regno. Il torneo del trono. Prima sarà l'atto di coraggio, eliminare un mostro che flagella il nostro popolo e portare a testa la capitale di Oceana, che uccide le prede più grandi vince. La gara è aperta a tutti. Ok. Venuta in mente una cosa su chi ha chiesto di cercare tra gli effetti personali di Grius. Lui stava indagando sulla maledizione. Ah, Luis possiede una copia scritta della maledizione. Se la trovassimo, potremmo anche toglierla. È vero che c'erano i cinghiali, è vero? Dobbiamo fare il torneo del trono. Vincendo una gara imparziale aumenterà il consenso e metterà in ombra Luis. No, dobbiamo vincerla noi. Partecipiamo al torneo. Partecipiamo al torneo. Io la scogliosi. Mi hai fatto venire un'idea. Lui interessa solo chi è abile, indifferentemente dalla sua tribù. Quindi anche se la gente ti disprezza, potresti comunque entrare nelle sue grazie in quanto capace di uccidere umani. Voglio essere un candidato al trono. C'è sempre spazio per una Final Fantasy 9 reference. Hai sentito il piano? Te la senti di partecipare alla gara? Sì, se è per il bene di Maria. Nel mio mondo ideale la gente potrà credere nel futuro senza vincoli di nascita. Il comizio elettorale più pelu per tutti. Nel mio mondo di pelu che mi sto immaginando avremo tutti le pari opportunità in confronti al pelu. Mi metto a fare il comizio davanti alla gente. Sussidio, vi daremo 20 euro a testa per andare a vigliacche la sera. 18 anni di più, perché è complicato. Lol. Mi sta arrivando quel che mi aspetto per davvero? Il comizio? No. Sei proprio convinto di voler andare? Devo finire ciò che ho iniziato. Un grande stile per incoronare il prossimo re. Terrà l'intero paese col fiato sospeso. Quindi vuoi trovare e conquistare la corona? Ti ferirò per te. Brava. Il piano è sempre stato quello. Va bene, deve notarmi. 20 primogemme per tutti, esatto. Farò il tifo per te. Vai, Maria. Ci rivedremo presto. E ora muoio anche io, Maria, coi traumi. Famiglia sterminata. Ok, quindi dobbiamo trovare una carrozza, avremo più possibilità. Ok, per l'iscrizione al centro di reclutamento. Facciamo 10. Lol. Vogliamo iscriverci al torneo del trono. Sarò io a partecipare. È un Elda? E vorresti diventare re? Una storia così ridicola farà almeno guadagnare un po' di notorietà. Patata. Vabbè, ci lascia andare, ci va di culo. Ok, ci serve una carrozza entro domani. Speriamo che lei abbia trovato una carrozza.
Ah, ci sono taglie? Hanno avuto tutti la stessa idea. Ah, per andare a fare le taglie? È vero, le taglie includono pure i criminali. Un viscido rapitore. Lo stiamo cercando da parecchio tempo. Avete idea di chi sia quel tipo? Ma chi è questo qua? Da dove cazzo è uscito? Ma come ti vesti, madonna? Dicono che prima fosse un cavaliere reale, quindi questo è fuori. Ma questo qua c'ha pure il gatto, è vestito leopardato. Madonna, come sono stravaganti sti personaggi. Per fermare le sue manefatte? Siamo così importanti più che pensare. Vabbè, niente paura, vi spiegherò tutto più tardi. Prendiamo il criminale. Sì, vogliamo riscuotere la taglia su quello. Ok. Cosa? Cosa? Vabbè. Sono Bardon, capitano delle guardie di Santa Martira, una città a sud di qui. Ho messo io la taglia su di lui. Sai chi? Si è abbassato persino a rapire i bambini per venderli. Minchia. Vogliamo aiutarti. Ok, in tal caso venite nella vecchia città fortificata di Martira. Va bene. Non ho giocato a Persona 5. L'ex cavaliere son cazzi. Va bene, andiamo a accettare il contratto. Quindi, stavamo parlando... Tanto qua parliamo con tutti che almeno... Dai. Certo che lo faccio. Va bene. Recati a Martira. Probabilmente li potrei ottenere maggiori informazioni. Ok. Non ho nessuna scadenza. Ok. 100.000? Minchia, una questa 100.000 questa. È particolare, Ikki. È molto bello, mi piace. Hai trovato un veicolo? Il veicolo in sé non è uguale, dovremmo averlo per il giorno della cerimonia d'apertura. Che cosa hai trovato? Che cosa ci ha preso? Che carrozza ci ha trovato? Ah, lei non è più una cavaliera, chiaro. Ha lasciato l'ordine. Lei non poteva essere più nell'ordine dei cavalieri, sennò avrebbe attirato l'attenzione. Bene, andiamo sulla taglia. Concentriamoci a prendere la taglia di questo rapitore di bambini da merda. Allora, in verità io voglio uscire perché c'era un negozio che apre solo di notte. Insomma, niente, mi attacca al treno, non posso farci un cavolo. Hai delle info? Non le hai? Voi parlate di qualcosa che è interessante? Ok. Ok, io parlo con tutti. Qua dietro è cambiato qualcosa? Ah, lì ci sono i topi, la credenza. Allora, se io volessi cucinare... Non posso. Andare su per forza. Maria, no. Non c'era qualcosa qui che mi stavo perdendo, vero? E vabbè, e dormiamo. Riposiamo. Intanto non posso uscire, posso solo parlare con le persone.
È stata una giornata, secondo me, non molto fruttuosa. Ah, vabbè, ma è Canon. Vieni, Maria, dimmi. Sì, no, no, infatti. Vuoi leggere ancora? Oggi no. Domani ve ne andrete, ti farò proprio poi, quindi... Prendi la mia per... No! Ah, poverina. Non glielo dirò. Sì, vogliamo cercare di fermare anche noi un uomo cattivo. Te lo prometto. Povera bambina coi traumi. La bambina coi traumi. Cane di coniglio putrificante. Ora devo potenziarlo un po'. Ho fatto che approfittare di te. Sei arrivato a prigione a rischiare la vita. Va bene, quindi... Quando penso che potremmo salvare Sua Altezza, perdo di vista ogni altra cosa. Gli sei davvero leale? Vabbè, gli ha fatto un giuramento. Ma quel libro... Ci siamo già incontrati. Su un carro diretto alla capitale. È vero? Ok, narra del mondo ideale, è vero. A volte mi sono chiesta perché quei libri sono stati proibiti. Oppure mi chiedo perché un semplice libro li irrita così tanto. Perché la conoscenza è potere. Ovvio. Perché c'è, guarda, il suffragio universale. Il sistema con cui viene scelto il capo della nazione. Questo nessuno può dire. Esatto. In questo paese nessuno può diventare uno statista, men che meno un sovrano senza consenso del popolo. Chi prende il titolo e infrange la sua parola viene condannato e privato dei suoi poteri. Sì, vabbè, utopia. Qua c'è l'utopia. Maledetti diritti delle donne, maledetta che te le hanno date a te. Mannaggia. Vabbè, vuole salvare Sua Altezza a costo della vita. Questo è il suo... Come in Italia, ragazzi, uguale. Uguale, uguale. Intanto lui se la dorme. Stavo bene senza. Ah, quindi cosa ti piaceva? Botta in testa, presa per i capelli e portata nella grotta. Anime. Chi è Giuna? Lady Giuna. È la show star del torneo? Ma di che razza è lei, mica come noi? Cantante. Non capisco di che tribù è lei. Praticamente questi sono tutti quelli che faranno parte di questo incredibile torneo. Sapete che forse lei è della stessa razza nostra? Solo che è brava a cantare e la tengo in buona. Un Elda lei, mi dà questa impressione. Questa è un Elda, non è di una tribù. Ah, lui ci sta sballando. All'inaugurazione del torneo del trono. Questa sfida gli aspiranti re dovranno visitare 3 grandi città e completare ardue prove.
il banditore santista. Parliamo delle tappe. Si parte dal Principato di Oceana, la sua capitale e riporto principale del regno di Brillehaven. Ok. Là i partecipanti affronteranno la prima sfida, l'atto di coraggio. Ciascuno di voi dovrà esibire la testa di un mostro come dimostrazione del valore. Poi si andrà a est verso la capitale del Principato di Montario. Saliranno sulle città tra le nuvole la culla della fede, Altaburi. E infine i nostri eroi torneranno a casa alla capitale reale, Grand Trad, e ora conosciamo gli impavidi che rischieranno la vita per il trono. Saremo una vita, saremo tantissimi. Saremo tantissimi. Il 78 santesimo. Io leggo satanismo, non santismo. Ok, lui parteciperà. Io leggo, raga, ogni volta mi parte il satanismo invece che il santismo. Mi sbaglio a leggere. Mi sbaglio a leggere. Ma questo come fa a uccidere i mostri, scusami? Omotoskodo. Perché c'ha il suo campione Mastro Jido, è lui che va a ammazzare la roba. Imparerà a temere Dio e me. Vabbè, i santisti hanno tipo l'esercito. Ma cos'è sta roba che passa ogni tanto? Vabbè. Oh, il principe lui non si è iscritto al torneo. Vabbè, deve fare qualcosa. Vedo del discontento nella gente comune. Asia, non pensavo tu guardassi la gente comune. La gente comune va ignorata, ricordati. Ah, Glodel, il segugio nero. È lui, ovviamente. Va lui al conto suo. Era un tirapiedi di Luis. Comunque tutti quelli strani ce li ha Luis. Rudolf Kraus. Milo Maurizio. Incomincio a pensare che se perdiamo c'è un bordello in sto paese. Per quello che sono i candidati è meglio che vinciamo noi. Sì, vabbè, adesso ci sparano la ci lanciano i pomodori. Io! Silenzio. Ma è scandaloso. Come fai anche solo a farti vedere? Ma vaffanculo, vai! Bukin! Vabbè, odiatemi. Ma
失格だぞ。ちょっ、どうなってんの？何をやってるんだあいつは。さあ候補者たち準備はいいか？ti prego non dirmi che quello è il mezzo. È vero Emanuele, se lo sono leggermente dimenticati. Un geovettore? Ma noi abbiamo quel mezzo lì? Ma che bello che è quell'animaletto, lo voglio! Ah, è lui il nostro Sid! Non sento! E qualche asso nella manica, dopo tutto. Yori! Preparati il paese per dimostrarmi degni di indossare la corona. Per il popolo, per il trono. Pupilu! Velocità smodata. La Madonna, la velocità del suono. Ok, 5.000 persone credono in me. Bene. Sta fare la nostra carrozza, pilota. Ok, la strada per la capitale è questa. Chiaro. E allora. Incarichi. La richiesta di Morr, dagli un'altra cosa. Rapitore, storia del mondo. Ok, no. Ritrovare e catturare emissari? No. Ok, niente, non c'è niente di strano. Primo accampamento, il secondo accampamento, il terzo accampamento. Andiamo di qua. 4 giorni e 3 notti. Il viaggio dovrebbe procedere senza intoppi. Ah, ci mettiamo molto meno rispetto a quelli con la carrozza. Ciao Ubix, come stai? Sembra un secolo che non mi metto in viaggio, ma questo splendore aspetta al tempo il suo momento di gloria. Hai capito che non abbiamo i fondi per pagarti? Non lo faccio per i soldi. Fa per sfizzare Reels. Ti vedi che sei un tipo sveglio. Dove si fa, donzelle? E poi ci spieghi qualcosa. Lui è Neuras. È un Ischia. È l'erede di un'importante famiglia nobiliare. L'ingegnere dei trasvettori reali è Sid. Ah, buono Ubix, dai. Spero che vada bene. Ineguagliabile come ingegnere, ovviamente. Lui è Sid Eidwing. O Sid in generale, di Final Fantasy. Ho troppe cose da fare per pensarci. Riusciresti a procurarmi una carrozza? Chiedi un altro costruttore. Puoi costruire una carrozza prima del...
Senza più legittimo proprietario, ora che si è inutilizzata, speravo di poterla prendere in prestito. È destinata alla famiglia reale, a nessun altro. Non me la fa vedere. Sì, ora i capelli arancioni perché c'è il filtro in filigrana. Cosa ha toccato? Ah, eccolo. Ah, quindi l'ha sgamato e gli ha detto ora me lo devi far guidare. Che roba strana. Che nobiltà d'animo. Questo è un mezzo destinato alla famiglia reale. Ma è morale, quindi l'ha sgamato e gli ha detto vieni. Un capolavoro di questa portata a prendere polvere in magazzino. Che sogno hai? Cioè, ha razziato l'eredità e la tesoreria per fare questa roba. Per costruire questa affare ha prosciugato l'eredità praticamente. E il tesoro del re. No, non sono elfi, non si chiamano elfi. Sua Altezza è ancora vivo? Lui era un costruttore eretico condannato dai santisti? Ah, ora ha tutto più senso. Prova un senso di gratitudine per la famiglia reale, quindi. Ma il mezzo di questo vecchio è il trasmettore più veloce del regno. Molto incoraggiante, credo. Se moriremo insieme. I ragazzi del fegato. Non era un invito, idiota. Mi sono fatto ridere. Non è che dovevamo il ragazzo del fegato, sì, ma l'ha detto come battuta. L'ho detto come battuta. Va bene, noi combattiamo, lui guida e fa la manutenzione e basta. A posto. Ok. Dobbiamo ottenere una testa. Non so per il vile criminale che sta vendendo i vampiri, giusto? Non è la testa di un mostro? Non occorre vincere, dobbiamo solo attirare l'attenzione. E noi invece la cosa... Ah, tutti andranno con la testa di un mostro, noi con quella di un criminale. Rischiamo di essere squalificati. È perfetto. È perfetto. Vabbè, la taglia su un ex cavaliere, ma vabbè. Grande piano di Stroll. Allora, decapitare una persona non è che sia proprio il top, ma... Ok. Va bene. Vediamo se possiamo muoverci liberamente all'interno del mezzo. Il trasmettore è presente in varie zone destinate ad attività diverse, come la sala operativa, il salotto e la cucina, in cui potrai eseguire varie azioni. Puoi anche far visita all'accademia, trovando un buon trasdullo. Inizia visitando la sala motori, prenditi del tempo per guardarti bene intorno. Allora, la sala motori. Oh, bello sto posto però. Figo sto posto. Ponte di poppa. Ah, si dorme nei loculi. Ma pensate. Sala motori. Ok, c'è qualcosa che viene pompato all'interno di un motore, ma non ho capito cosa. Macchina di lavaggio? Per fare il bucato. Sembra che dentro al momento non ci sia nulla. Ok, qua c'è more se vogliamo. Qui è
attrezzature per pulire. Ok. Sono degli occhiali da sole. C'è un puff. Sacco di cotone. Pila di polvere. Questo è il motore. Si chiama trasfono. Che in ogni stanza. Usano i cristalli di magla come carburante. Un tempo quando si viaggiava nelle terre selvagge bisognava rischiare la vita. Grazie alle menti di legno è nato il trasvettore. Le gambe del trasvettore si basano su quelle di una bestia colossale. Sono studiate per non avere perdita di slancio. Vabbè. Tutti i discorsi di prima si stanno avverando? Quali? Beh, lui è un sogno, però non ce lo dice. Ok, lui dice di pensare. Mentre trascorri il tempo sul traghetto del tuo viaggio proseguirà. Usa le strutture al suo interno per ottenere oggetti, sviluppare tecniche o dedicarle ad altre cose. Puoi usare la cucina, leggere libri nella libreria o fare il bucato con la macchina della lavaggio. Inoltre, con il tempo diventeranno disponibili nuove attività. Mentre viaggi, puoi anche passare il tempo con i tuoi compagni e provare così a migliorare le più regali. Ok. Tipo, se io volessi fare il bucato. Aumenta. Fare il bucato mi aiuterà a liberare la mente aumentando i miei PM massimi. Cioè, ogni giorno aumenta i miei PM massimi? I PS ma i PS massimi permanentemente? Permanentemente è tanto, eh. Ah, così posso leggere un libro per ottenere punti immaginazione. Qua posso dormire. Ok, questo è il ponte di poppa. Lol. C'è un barile. Che figo. E c'ha ste mega zampone, praticamente. Posso parlare con loro, volendo, ma posso anche andare alla torre di vedetta. Minchia. Ah, ci sono proprio le zampe e la coda. Ma pensate. Non lo so. Può darsi. Scale per il ponte. È meglio stare alla larga per ora. Portellone enorme. Ok. Parlo con Stroll. Mi sento come se fossi ubriaco. Tutto a posto. Soffre il mare. Il mal di mare. E qua posso cucinare. Per preparare il pasto per te, devo mangiare il cibo. Ha cucinato per fornire effetti positivi all'intero gruppo. Ho bisogno di ingredienti. Capolavoro culinario definitivo. Ok. Ah, ci ha dato delle ricette. No, non voglio cucinare, raga. Voglio i piedi. Voglio fare il bucato. Bisognerebbe una temperatura costante così non macchiare i tessuti. Perché sono maestro del bucato? Perché i miei genitori mi obbligano letteralmente a imparare. Lol. Ok. I miei PMA massimi sono aumentati. I PM massimi del protagonista sono aumentati di 3. Ho anche trovato del denaro. Dei 2500 dentro la macchina del bucato. Ok, ho fatto il bucato, ragazzi. Lol. Mi ha fatto molto ridere questo. C'è anche cucinare, bisogna fare un po' di roba. Ok, qua ci accampiamo, che bello. Fuori dalla città si estende una perdita d'occhio le terre selvagge. Accampati invece in un luogo sicuro per prendere il cammino. Mentre sei in un accampamento puoi usare tutte le funzioni del trasvettore come al solito. O vuoi anche parlare del viaggio insieme ai tuoi alleati. Provaci. Farà passare la notte parlare con loro, immagino.
E io posso continuare tipo ad andare a fare il bucato e quelle cose lì, ma parlare con loro aiuterà. Tipo con lui mi aumenta l'immaginazione, per esempio, credo. Anch'io voglio 2500 euro nella lavatrice, cazzo hai ragione. Hai assolutamente ragione. Ah, anche con lei, vedi, posso parlare. Parliamo con lei. Parla con la Hulkenberg. Facciamo aumentare la nostra capacità di trasformarci. Sono strani, fanno un po' sono forti. E anch'io trovo intriganti le linee dure, ok. L'armatura trattiene il potere che si agita dentro di noi e ci permette di direzionarlo. Che dopo hai tanta fame dopo che vai fai questa roba. Aumenta un pochettino il rapporto che ho con lei. No. Ah, ma pagato. Vabbè, però mi ha pagato, va bene così. Ok. Lì siamo di nuovo nella macchina. Ok. Stiamo dicendo quanto è bello il trasvettore. Lì ci stiamo muovendo di nuovo. Non posso andare. Forse è meglio lasciar perdere. Con lei, con lui posso parlare e potenziare. Ma in verità sarebbe il caso che io cucinassi. Cuciniamo. Possiamo cucinare la carne di coniglio purificante. Ma potremmo cucinare anche questo. Però non sono molto incline perché non mi aumenta niente. Leggere invece mi aumenta. Come convincere chiunque vorrei leggere. Mi aumenta l'eloquenza. L'ho bassissima la mia eloquenza. Bassissima. Veramente. Perché dovresti cercare dei punti deboli per battere un unico colpo? Per ottenere vantaggio e per non dargli la possibilità di pensare. Per batterlo in un unico colpo. L'arte dell'eloquenza, che è il mio punto più debole in assoluto attualmente. Ok. Potevo fare la lavatrice, potevo pulire, ma. L'albero della profezia. Che l'albero si alimenti col magla. Facciamolo un giro dall'albero. Scendiamo a dare un'occhiata. Figo l'albero della profezia. Sembra tutto colorato di rosso. È un organismo magico che si nutre di magla. E comincia a disegnare per fare delle analisi. Vuoi regalarmelo? Ho già memorizzato tutto nel mio vecchio cranio. Bottino, l'albero della profezia. La prossima volta vorrei dare questo disegno a Maria. Perfetto. Gli diamo questo disegno delle nostre avventure alla bambina. Anche Gallica è un tesoro inestimabile. Cosa mi stai osservando tu? Se l'albero diventa blu è buon segno. Mi chiedo quale anomalia indichi quello rosso. Abbiamo fatto... Ok, aumenta il mio livello di saggezza a vedere questo albero. Bene. Ok. Sono nel pomeriggio. Notte. Quindi o parlo con qualcuno. Intanto qua posso prendere qualcosa. Esaminiamo il falò. Insetti commestibili. Lol. Proviamo a catturarne uno. Luminape. Ok. Parliamo con lui così facciamo entrambi, che lui non l'avevamo ancora fatto di notte. Parla con Stroll. Dovrebbe aumentare la nostra immaginazione. Pensavo che forse si tratta dello stesso potere usato un tempo dei re eroici. In tal caso, secondo te, perché molti loro sono morti così tragicamente? Non avevano compagni
Non avevano compagni. Esatto, dobbiamo essere amici, noi, ricordalo. Alla fine potremmo usare, esatto, potere eroico. Potere dell'immaginazione più 4. Dai che andiamo verso il livello 2. Bene. Quindi ora potrei pulire per terra per aumentare tipo i IPS massimi. Oppure posso parlare con entrambi. Ora vediamo. Perché lui me ne dà uno di coraggio. E lei un altro di immaginazione, credo. Bello! Comunque sì, cioè si sballozzola talmente tanto che vomiti. Ciao Luigi! Ah, ok, perché il cambio di... è il cambio di terreno. E che cosa è esploso? Una cannonata? Come ha fatto ad arrivare così in fretta questi? Ah, loro due si stanno menando. Vogliono distruggersi le gambe a vicenda. C'è il banditore! Cosa dobbiamo fare? Aiutiamo Goldel o vediamo cosa finisce? Io non voglio aiutare Glodel. Non voglio aiutare Goldel. Dovremmo aiutare Glodel? Vabbè, bisogna aiutare Glodel purtroppo, perché sennò Luis non ci riconoscerà mai. Quindi mi chiamo un attimo Jido. Il problema è che noi non abbiamo armi. Noi non abbiamo cannoni. Sì, no, anch'io Titan, la gente non ha le mani, sì. Ok, vediamo lui come riusciamo a fare qualcosa. Allora. Shido, capilano dei monaci guerrieri. Boh, proviamo un fendente. 203. Io ho la spada nuova, che dovrebbe essere carina forte. Resiste alle magie. Ok, 130 debole. Questo è positivo. Ah, resistente. Allora, è debole al perforante. Gli fa un sorriso beffardo. Ok, io resisto grazie a Dio alla magia. Lui fa un sorriso beffardo. Te lo tolgo. Suon di pattoni quel sorriso beffardo. Io posso fare luce pesante a tutti. Aumenta l'attacco di tutti gli alleati per 3 turni. Oh, mo si ride. Vai. Bene. Vai con lo sminuzzamento. E qua l'ho menato fortissimo uno. Lui continua a ridere. Questo fa carica, ma mi manca. Allora. Abbiamo detto che qua è resistente al blitz sicuro. Provo Cycle. Cycle è neutra come cosa.
resistente. Ah, perché questa la lancia. Questo è debole al taglio. Chiaro. Ok, non si deve più trattenere. No. Non cominciare a guarire la gente. Impazzisco se comincia a guarire la gente, oh. Il problema è qua, perché... Ah. 64 resistente. Provo Blitz. Blitz debole. Blitz debole. Si va. Bene. Vai. 401 io vado. Sono immune a ogni vostro perfido tentativo di scalfirmi. LOL. Presto affronterete la punizione divina. Ah, è scappato, ok. Scendi. Chi è la tipa? Ma è la tipa che ha cantato. Me la sarei cavata anche senza di te. Mm. Sembra che sopravvivrai. Ragazza adorabile. Potresti essere più gentile. Che bella la sua armatura. Ora ti prego tesoro, un po' di privacy. Dovrò addebitarmi il costo di un'intervista. Guarda, arrivo che c'è. Devo togliere una cosa per... Baffi pieni di polistirolo, che aveva, si è aggrattato una cosa di polistirolo. Hai sconfitto G2, quindi non sei soltanto un bel faccino, perlomeno mi sei stato d'aiuto per il mio utile guidatore. Sarà anche... Cosa fa quell'altro? Sarà anche una cantante talentuosa, ma cerchiamo di tenere un consegno. Una cantrice? La stessa dama di Nidia che ha cantato la cerimonia d'apertura. Non resisto più. LOL. Vuole vedere quello. L'officina Kaiden. No, non è pronto a saltare la crada, solo vuole vedere il mezzo. Ma diventiamo amici con questi, ma quella è una fata. Minchia, l'affare vola. Ma quello è Luis, mi sa. Quello non è Luis. Ma che brutto è, l'hanno fatto male però, eh. Secondo me è proprio brutto da vedere sto coso. È arrivato Luis, mi sa, ragazzi, l'abbiamo attirato. Eh già. Hanno comunque la scelta velocinale. Ok. Specialmente se diranno che mi avete concesso il privilegio di portare l'adorabile Lady Juna. Meno sta bene. Un Paripus. I Paripus avevano detto che sono odiati, no? Ce l'aveva detto la tipa con i capelli rosa. Sembra che tu abbia dovuto rimediare al disastro fatto dal mio socio. Grazie. Chi sei? Sono un candidato. In tal caso veniamo entrambi al trono.
Se non fosse per la cavaliera a fianco, penserei che tu sia un popolano. Però hai un trasvettore. Cosa ti ha spinto a partecipare alla competizione? Se dico per salvare il principe, mi sa che sbaglia la questione, no? Non posso dire per salvare il principe. Vabbè, per aiutare voi. Combatti il mio nome, quindi? Hai pensato di farti un po' di autopromozione? Vogliamo aiutare chiunque sia in difficoltà in cui crediamo? Ho già abbastanza soldati. Non hanno tanto carisma, non credi? Possiamo aiutarvi. Va bene. Ottenete potere e considererò, insomma, la vostra attenzione. Figo questo cambio. Vieni Hector. Il cane che lo chiama Hector. In the Proctor. Vola come un dannato uccello. Almeno conosce le nostre facce. Ok, stiamo andando avanti almeno. Come qui termina la vita? Che senso? Come si sta tipo cagando addosso? Sembri preoccupato. Va alla grande però. Mi serve una scintilla di ispirazione. Ah, ok, vuole migliorarlo, vabbò. Ah, vabbè, questa è l'utopia nostra, che lui dice un mondo pieno di macchine. Ah, qualche reliquia di quei tempi torna. Ma è tipo Warhammer. E tu ne hai vista una? Quando ero bambino c'era questo vecchio inventore nel mio quartiere, tanto geniale quanto eccentrico. La vide una volta e imparò tutto. Scusa, ma se noi gli facciamo vedere le robe nel libro? Dov'è il tuo luogo natale? È un piccolo borgo alla periferia di Martiria. Allora possiamo andare lì a vedere. Va bene, abbiamo un altro incarico. Ok. C'è Perla qua che è qui vicino, che sente i miei rumori. Lo so che senti i rumori. Sono qui, eh. Quindi arriviamo già su? Ok. Sono qui, eh. Ok, che posto strano. Ma tipo mezzo abbandonato, mezzo distrutto. Ah, eccolo Bardon che ci aspettava per quella taglia. Ok, Lady Joanna governa questa città, vive a Castel Riegante. Vabbè, la gente vuole che vinca Forden. Lui è un tiranno, le battaglie hanno sempre avuto mitere, lui è un tiranno. Fidatevi di noi patteggiamo per quelli contro i santisti. Hanno fatto parecchia strada per noi. Va bene, andiamo a mangiare qualcosa nella locanda.
Ah, lui vuole sistemare le tubature dell'acqua del mezzo. Cibo. Vabbè, non mi importa niente della conversazione del cibo, sinceramente, ragazzi. È un verme, una larva. È nascondiglio? Ah, è lì il suo nascondiglio. Sappiamo dove si trova. Ok. Posso salvare? No. Ok. Ok. Abbiamo seguito tutte le piste e non l'abbiamo capito. Oltre alle sue possibilità, non sappiamo come sia sopravvissuto. Ci penseremo noi. Abbiamo trovato dov'è, dobbiamo prendere la sua testa. Ok. Io devo salvare a tutti i costi, ragazzi. Mangiate l'orgoglio della città, che bello. Ok. Voglio andare un po' con Perlì. Voglio stare un po' con Perla. Dopodomani la portiamo dal veterinario. Non vuol dire un cazzo, però sai, mi fa piacere passarci del tempo. Era lì, mezzo alla stanza, che qua c'era un po' così. E sentiva i rumori. Era un po' da due testate contro il pinguino dell'occhi per andare a letto. Quindi preferisco passarmi un po' di tempo, sinceramente, con lei ora, stasera, che fare magari le due di notte a giocare a una roba che sicuramente mi fa piacere, ma non sono del... Sono turbato, sinceramente, da questa situazione. Non sto bene emotivamente in questo periodo. Quindi sì, riesco a fare le mie cose a malapena, però ogni volta che la guardo mi ricordo che non ci vede più, e quindi non sono tranquillo. Quindi sto in una condizione comunque psicofisica che non è rilassata, che è quella che dovrebbero avere le persone per fare il lavoro. Poi ovvio, non è che tutti possiamo star sempre in bolla, ecco, per l'amor di Dio. Però sai, un po' di miau miau, un po' di così così, e quindi niente, vado anche a mangiare e vado un po' di là. Va bene ragazzi, grazie mille per essere stati con me, spero che vi siate divertiti, spero che abbiate passato comunque del bel tempo, e vi mando un abbraccio grande, noi ci vediamo domani, va buono? Un abbraccio, ciao belli.